Grazie per aver aderito a questo, a questa presentazione del libro, che sono veramente contento e orgoglioso che il nostro primo presidente dell'associazione, Francesco Verbero, e ovviamente poi il senatore Maurizio Sacconi, ha fatto questo libro, perché l'ha vissuto i 30 anni, diciamo che l'ha vissuto quasi tutti, insieme dentro la pubblica amministrazione e fuori. E poi ovviamente sono orgoglioso perché, oltre a essere stato presidente, è un mio carissimo amico, perché poi abbiamo costruito, questo è un tuo problema ovviamente, questo è un tuo problema, però sono veramente contento di essere tra fare questa iniziativa per quanto riguarda il libro. Ovviamente ringrazio anche il senatore Maurizio Sacconi, che è sempre stato vicino all'associazione, che è sempre stato vicino alle tematiche quando eravamo giovani. Bravo senatore, infatti noi la G l'abbiamo lasciata, tutti ci hanno sempre contestato perché non levate la G, ormai era un marchio, diciamo ADP, sapevamo chi era sta ADP, allora GDP ormai insomma ci conosco come GDP. Eravamo infatti nel 2001 giovani dirigenti delle pubbliche amministrazioni, e proprio delle pubbliche amministrazioni, perché vedevamo la pubblica amministrazione non una ma tante pubbliche amministrazioni. Voglio ringraziare ovviamente il professor Giovanni Orsina, direttore della SOG, che ci ha dato, che abbiamo fatto questa iniziativa, e faremo anche altre iniziative, perché abbiamo ripreso un buon dialogo proficuo su alcune attività che poi svilupperemo anche successivamente con, diciamo, un paper che abbiamo sviluppato sulla dirigenza della pubblica amministrazione. Abbiamo fatto un lavoro di 3-4 mesi in gruppo ristretto della SOG e della GDP, e faremo poi una presentazione di questo, di chiedo scusa se c'è, prova a spostare il cellulare, è modalità aereo, non dovrebbe essere lui, allora può essere. Facciamo tutti, vogliamo tutti, vogliamo tutti, vogliamo tutti. Ok, stiamo volando. Allora, per cui volevo ringraziare Giovanni Orsina per aver con entusiasmo aderito, ovviamente l'amico Domenico Lombardi, in particolare il sottosegretario Lucia Albano, che con entusiasmo ha accettato questo invito e di fare relatrice. La nostra vice segretaria generale di Palazzo Chigi, Sabrina Bono, il professor Castellani, sempre da Luis, e per ultimo il presidente, nuovo neo presidente dell'INPS, Gabriele Fava. Ancora stiamo dicendo, la nomina ce l'ha, ma ancora non sta esercitando, perché ancora il consiglio di amministrazione non è stato nominato, però è presidente, è una prova contraria, è presidente dell'INPS. Per cui grazie a tutto questo parterre di elevata qualificazione. Io faccio solo un piccola introduzione, così lascerò più spazio ai nostri relatori e soprattutto poi agli autori del libro, perché tra l'altro tra le regole di ingaggio, che è 19:30 dobbiamo uscire, per cui è 19:30 dobbiamo uscire per rispettare le regole di ingaggio che mi hanno dato. Per cui io, ripeto, volevo solo fare una piccola veramente introduzione, nel senso che questi 30 anni sono stati 30 anni, vuoi o non vuoi, di grande entusiasmo, a volte di meno, a volte di più, a volte grande accelerazione, a volte di meno. Certo, la figura principale è la dirigenza, è stata appunto da pubblico a privato la contrattualizzazione, e per cui anche come datore di lavoro diventa il dirigente datore di lavoro. Forse qui dovremmo fare una riflessione un po' più allargata sulle capacità di una classe dirigente ad assumere il ruolo di datore di lavoro, perché ci sono tante pubbliche amministrazioni, forse senza provenendo io dagli enti territoriali, forse negli enti territoriali c'è stata più consapevolezza del ruolo di datore di lavoro, forse negli apparati centrali un po' di meno, anche perché
datori di lavoro, addirittura che nelle strutture centrali un dirigente seconda fascia, ma a volte neanche quello di prima, ha potere di firma nei confronti dell'esterno, se c'è il capo dipartimento. Per cui questo ovviamente diminuisce e depotenzia il ruolo della figura del dirigente. Ma detto questo, volevo solo sottolineare che il libro si trova, così pubblicità, Progresso, il libro si può acquistare su Amazon e su ovviamente Feltrinelli, e tutti i ricavati saranno devoluti a Teleton, per cui questo è da apprezzare, che le entrate saranno tutte devolute a Teleton. Per cui io posso passare la parola all'amico Giovanni Orsina e poi vediamo il seguirsi. Il povero editore qua. Sì. Visti i recenti eventi che hanno coinvolto delle personalità un po' diverse da quelle che sono rappresentate in questa sala. Allora, innanzitutto buonasera, per me è un grande piacere essere qui questa sera e appunto fare questa iniziativa comune, questa prima iniziativa comune con l'associazione, grazie Pompeo naturalmente, e grazie Domenico Lombardi, direttore del Policy Observatory della School of Government, che è la struttura interna alla scuola che appunto sta sviluppando per il momento questa collaborazione. Poi dopo, se ci saranno delle ricadute di natura formativa, invece torneremo sulla School of Government che si occupa della parte formativa. Quindi innanzitutto grazie appunto ai nostri collaboratori esterni e interni della School of Government, grazie a tutti gli illustri presentatori e presentatrici che sono qui questa sera a parlare di questo libro, e grazie naturalmente ai due autori e a tutti voi che siete qui questa sera. Io sono, come direbbe sempre parafrasando Domenico, un simple minded political historian, quindi diciamo non mi metto a parlare, non entro nel merito del libro, ci sono delle persone intorno a questo tavolo infinitamente più competenti di me, mi trovo a fare il direttore della School of Government da storico politico e quindi mi trovo molto spesso ad aprire eventi in cui si parla di cose delle quali so poco e ne parlano persone che ne sanno molto più di me, quindi evito di entrare dentro la materia. Una sola battuta però, naturalmente, proprio da storico mi viene da dirla, perché ovviamente noi stiamo parlando di una riforma che comincia, viene messa in campo e comincia poi a produrre degli effetti nel 1993, quindi in una fase storica molto diversa dalla fase storica attuale. In un certo senso è una riforma che appartiene a una grande stagione riformistica, perché i tardi anni 80 e i primi anni 90 sono una grande stagione riformistica che rientra dentro un periodo storico diverso dal nostro, ed è il tentativo da parte dello Stato italiano, del sistema paese, come proprio allora si comincia a dire, Italia, il tentativo di rispondere a delle sfide storiche, che sono le sfide storiche del processo trasformativo che grosso modo prende avvio negli anni 70, passa attraverso gli anni 80 e giunge proprio al suo culmine dopo il 1989, dopo la caduta del muro di Berlino, la fine della guerra fredda e ovviamente dopo il 1992, quindi Maastricht. Quello è una grande fase di trasformazione storica che, se vogliamo, è la fase della fuoriuscita dal Novecento come secolo della centralità della politica, che fuori dall'Occidente si trasforma in centralità del sistema sovietico e dentro l'Occidente invece si declina come centralità del welfare state. E appunto una fase storica che a partire dagli anni Ottanta comincia a mutare. Questa mutazione accelera nel corso degli anni 80 e negli anni 90 raggiunge il suo punto culminante. E quindi è il momento, diciamo, nel quale acquista centralità il mercato, in cui comincia a parlarsi di globalizzazione, una parola che entra nel vocabolario in maniera forte proprio alla fine degli anni 70, quindi diciamo con l'avvio di questo processo,
E dentro questo tipo di percorso naturalmente si pone il problema del ripensamento delle strutture pubbliche che devono adeguarsi a questi processi trasformativi, devono quindi adeguarsi ai modelli manageriali del privato, ma devono anche adeguarsi al cambiamento della ragion d'essere dello Stato. Negli anni 90 capita molto spesso di leggere nei discorsi dei politici sentir parlare di uno Stato che deve abilitare, enabling, cioè lo Stato deve diventare una struttura che abilita i cittadini, gli individui e la società civile, rende possibile a questi soggetti partecipare ai mercati globali. Clinton lo dice molto esplicitamente in un suo discorso: la principale funzione dello Stato è quella di rendere adatti i soggetti privati, a partire dagli individui, a partecipare ai mercati globali. La funzione dello Stato è questa. Quindi potete immaginare, rispetto agli anni 40 o 50, quanto cambia questo modello. E in un certo senso la trasformazione degli anni 80-90 è questo tipo di trasformazione, e lo sforzo di tutti i sistemi paesi, di tutti i sistemi amministrativi, è cambiare per adattarsi a questi nuovi compiti. Oggi noi stiamo vivendo, ormai da qualche anno, un altro punto di passaggio, un'altra trasformazione, che è una trasformazione che, se vogliamo, è anche non in contraddizione, ma è un ripensamento rispetto a quella trasformazione. Noi stiamo vivendo una fase di crisi di quel periodo storico che appunto si apre negli anni 70, raggiunge il suo culmine negli anni 90. Quel modello entra in crisi alla fine del primo decennio del XXI secolo con la grande recessione, e da allora, dal 2007-2008, in questi ultimi ormai 15 anni, stiamo faticosamente prendendo le misure con un'altra trasformazione storica che sta facendo tutta una serie di richieste agli apparati pubblici, e richiede anche delle trasformazioni degli apparati pubblici. Ecco, in un certo senso, diciamo, questo libro ci dice che quella riforma lì ancora è, diciamo, deve produrre tutti i suoi effetti, quella riforma lì ancora faticosamente è in una sorta di grande e lunga gestazione. Ecco, nel frattempo però noi stiamo vivendo un'altra fase di trasformazione storica, e questo naturalmente rende particolarmente urgente completare questa transizione, allo stesso tempo rende urgente che quella transizione sia ripensata alla luce delle nuove richieste e delle nuove pressioni storiche. Insomma, al solito l'Italia è un curioso paese che riesce sempre a essere in contrattempo rispetto ai tempi della storia, qualche volta troppo avanti, qualche volta troppo indietro, ma raramente in armonia coi tempi della storia per come si producono nel mondo occidentale nel suo complesso. E questo è uno dei nostri problemi, potrebbe eventualmente anche essere una delle nostre risorse, nel senso che possiamo portare nel dibattito questo nostro essere fuori tempo, che può anche appunto trasformarsi in una risorsa e un punto di vista originale. Però ovviamente tutto quanto questo, se siamo in grado di pensarlo e di sfruttarlo. Detto questo, appunto, ho dato il piccolo contributo che potevo dare da assoluto profano di questa materia, e vi ringrazio ancora moltissimo di essere qui stasera. Sì, grazie Giovanni, che tra l'altro la legge delega fu approvata, mi pare, proprio l'ultimo atto, uno degli ultimi atti della Prima Repubblica, diciamo, nel 93, per cui insomma, poi la 92, poi i decreti delegati nel 93, per cui è uno degli ultimi atti della Prima Repubblica che ancora appunto ci portiamo oggi. Grazie Giovanni per il tuo sempre contributo qualificato, e passo la parola alla nostra onorevole Lucia Albano, che è sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, che ovviamente anche queste tematiche le vede sicuramente
quotidianamente sulle problematiche della pubblica amministrazione all'interno del MEF e per cui ci dà il suo contributo. Grazie, onorevole. Grazie, buonasera a tutti. Intanto ci tengo particolarmente a salutare il professor Ruzzina che ha introdotto i lavori, il presidente Savarino che ringrazio particolarmente per questa iniziativa. Mi preme, insomma, mi corre l'obbligo di salutare poi tutti quelli che sono i relatori, la dottoressa Bono che è vice segretario generale della presidenza del Consiglio, il professor Castellani, il presidente Fava. Gli autori del libro che oggi ci dà questo spunto di riflessione, l'onorevole Sacconi e il professor Berbaro. Ringrazio particolarmente il professor Lombardi per avermi coinvolto in questa, e invitato anche personalmente in questa, a questo evento, per aver dato la possibilità di affrontare e conoscere meglio una tematica alla quale spero di poter portare un contributo, perché l'evento il libro di cui parliamo oggi, quindi questo evento di oggi, va oltre la presentazione di un libro e va certamente a toccare delle tematiche che quotidianamente, lo ricordava prima il presidente Savarino, sono tutti i giorni sui tavoli di chi deve prendere delle decisioni di governo, ma impattano decisamente sulla vita di tutti i cittadini. E mi viene da pensare che il presidente del Consiglio dei Ministri, proprio durante la conferenza stampa che è stato quest'anno di inizio anno, ha sottolineato una questione, che la burocrazia è uno dei problemi, è una di quelle questioni su cui bisogna, ha detto lei, avere il coraggio di mettere le mani. Credo che evidenziare il fatto che la riforma della pubblica amministrazione sia una delle priorità di questo governo e sia stata una delle sicuramente intenzioni e priorità di molti dei governi, quasi tutti i governi che si sono succeduti, però sottolineare che insomma è una delle priorità del nostro governo, mi sembra in questo momento importante. Quello che è mancato forse negli ultimi tempi potrebbe essere anche ripreso da un richiamo al professor Giannini, Massimo Severo Giannini, è quello che è mancato forse, è proprio partire da quello che può essere uno studio attento, aggiornato, puntuale, approfondito su quelle che sono le funzioni amministrative da una parte e gli enti e gli organi che sono chiamati a svolgerle dall'altra. Pensando a questo intervento mi è venuto in mente di iniziare citando una frase, dove eravamo rimasti, perché così mi è sembrato, no, di voler riprendere un filo che in qualche modo in questi 30 anni non era poi così ben dipanato, e invece questo filo, con una frase insomma di antica memoria, mi ha fatto pensare che forse poteva essere ripreso. Molto spesso, e l'ho riscontrato nell'attività quotidiana, amministrativa, si ragiona con polverizzazione di competenze, rimpalli di competenze o decisioni prese perché si è sempre fatto così. E questo è uno dei problemi che la pubblica amministrazione, no, in qualche modo deve affrontare, perché ogni volta che si vuole parlare di lavorare su qualcosa di diverso, il si è sempre fatto così, insomma, è un po', mi perdonerete, ma insomma, delle volte insomma, non si riesce ad affrontare. Dunque, il libro di cui oggi facciamo la presentazione esamina quello di un, ecco perché, insomma, dove eravamo rimasti, perché potremmo dire che esamina un percorso che non è stato definitivamente compiuto, no? Ma questo non significa che non sia attuale, anzi. E, dopo 30 anni, in un contesto estremamente diverso, possiamo a riprendere le fila di quel discorso. Quella veniva accennato, veniva
giustamente prima descritto approfonditamente con dovizia di particolari, che il biennio 92-93 insomma è stato un biennio di una, un periodo di una tempesta perfetta che ha anche portato ad ipotizzare una, un cambiamento dell'azione della pubblica amministrazione, dall'approccio per procedimenti all'approccio per i risultati. E si è proposto, se non vado, insomma, non vorrei dilungarmi su questo, però il tentativo di reinventare lo Stato, intanto lavorando sul modello delle scienze aziendali e lavorando sulla separazione tra indirizzo politico e amministrativo e sull'autonomia e le responsabilità della dirigenza. In quegli anni facevo parte di alcuni nuclei di valutazione dirigenti, ero giovane professionista e mi occupavo di tematiche relative agli aspetti organizzativi delle pubbliche e delle private amministrazioni e quindi ero stata coinvolta in questi percorsi. Ne parlavo precedentemente, si iniziava a discutere, a lavorare di obiettivi, di indicatori di performance. E c'era un certo scetticismo, una difficoltà a lavorarvi, perché nella pubblica amministrazione lavoravamo in realtà piuttosto in enti locali, sicuramente piuttosto di dimensione piuttosto ridotta, ma comunque le tematiche quelle sono e quelle poi riverberano. Certamente le tematiche della contabilità per centri di costo, della reingegnerizzazione digitale, dell'uso dei big data, in quel momento, tra l'altro, proprio negli anni 90, mi occupavo anche dell'aspetto informatico, perché l'aspetto informatico e l'aspetto organizzativo sono sempre decisamente collegati, correlati e devono essere visti in una maniera unitaria, con una visione unitaria. E quindi la grande mole di dati che cominciava a prodursi nelle amministrazioni, nelle pubbliche e nelle private, nelle aziende private, nelle società private, poteva diventare, si comprendeva quanto fosse già allora preziosa per poter lavorare alla cosa pubblica e per poter decidere. E il decreto legislativo del 29 del 93 aveva quindi in realtà due grandi leve: la privatizzazione del rapporto di lavoro da una parte e l'aumento della produttività del personale con appunto la digitalizzazione, la reingegnerizzazione e la digitalizzazione. Io penso che alcune criticità che si sono poi verificate, perché il governo non è riuscito a portare a termine quello che si era prefissato, sono dovute certamente a una mancanza di stabilità. È chiaro che una stabilità può aiutare nel andare a realizzare quelle che sono le riforme in maniera assolutamente efficace. Oggi siamo in un momento completamente diverso, ovviamente, se ne è accennato, la digitalizzazione diffusa e l'avvento dell'intelligenza artificiale possono farli annodare quei fili, ma con delle prospettive diverse. Perché un governo oggi può rilanciare, recuperare quelle proposte, ma rilanciarle all'interno di questo contesto profondamente mutato e lavorando anche su un'organizzazione. Se da una parte c'era la parola d'ordine, era la privatizzazione del rapporto di lavoro, oggi quello che su cui si può lavorare è anche la possibilità di creare approcci alle risorse umane che partano dal reclutamento ai risultati fino alla formazione in un percorso, in un processo che deve essere costruito. La brevità dei governi certamente non ha aiutato in questo senso e le potenzialità che abbiamo oggi sono certamente più interessanti. La raccolta e l'analisi dei dati, volevo sottolineare che per me è particolarmente interessante, perché uno degli strumenti, vedo qui
il direttore dell'Istat, il dottor Camisasca, uno degli strumenti che stiamo utilizzando è proprio il lavoro, un lavoro particolare che deve essere fatto sui dati. E con l'Istat, io ho una delega all'economia sociale, con l'Istat stiamo facendo un conto satellite proprio per conoscere l'impatto particolare che c'è delle politiche e delle attività sulle dinamiche sociali ed economiche di questo paese. Questo comporterà anche la possibilità di scegliere, di avere processi decisionali certamente più mirati, certamente più efficienti. Non solo, ci sono le tematiche, adesso non entro nel dettaglio nei termini del testo, perché ci sono relatori che potranno farlo molto meglio di me, per me è solo, insomma, ripercorrere e guardare questo testo alla luce dell'attività che sto svolgendo, e in questo senso volevo porle una mia riflessione. L'altro tema di riflessione è che per poter affrontare al meglio quelle che sono le sfide della rivoluzione digitale, avendo avuto anni di insegnamento di informatica e di materie tecniche, io penso che non sia l'investimento nella tecnica la soluzione e la risposta, perché l'investimento nella tecnica è abbastanza semplice da fare. L'investimento da fare è quello sul capitale umano. E su questo il percorso di attrattività della pubblica amministrazione deve in qualche modo trovare dei profili adeguati, dei percorsi adeguati, e certamente è interessante quello che ci chiede l'Unione Europea in termini di governance da una parte e quello che ci ha suggerito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dall'altra. Ricordo che nella prima parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci fu un'audizione dell'allora ministro che aveva particolari problemi e difficoltà perché non si riusciva a reclutare quel quaggervo di persone che avrebbero dovuto sostenere il piano di ripresa e resilienza perché non era sufficiente la remunerazione economica e quindi i giovani che avrebbero potuto avvicinarsi alla pubblica amministrazione in qualche modo non lo facevano, molti bandi erano andati deserti. Quindi questo ci interroga. Inoltre l'altra questione che vedo è che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può, da parte della pubblica amministrazione oggi, essere anche uno stimolo e un modello, in quanto è uno strumento che ha cambiato un po' la logica della rendicontazione a valle e che sta lavorando con lo strumento performance based per poter in qualche modo orientarsi ai risultati, cioè sappiamo qual è il meccanismo. Ecco, questo potrebbe essere uno degli elementi su cui lavorare per poter cambiare anche la nostra modalità, un metodo di lavoro, un metodo di approccio. Quindi io ringrazio per gli spunti che questo testo ha voluto portare e ringrazio particolarmente perché questa rivoluzione incompiuta degli anni 90 oggi può certamente trovare un terreno fertile, una possibilità di crescere nella volontà di questo governo di cambiare la pubblica amministrazione partendo da una pianificazione, da un approfondimento delle competenze chiave, da una sfida a realizzare un proprio governo che possa essere orientato alla performance, orientato all'obiettivo, strutturalmente organizzato, che coinvolga stakeholders e istituzioni nei suoi processi. Faccio presente che questo governo ha lavorato e continua a lavorare con lo strumento della cabina di regia. La cabina di regia è certamente uno strumento complesso e a volte anche un po', no, farraginoso, ma è uno strumento che ogni volta che è stato in qualche modo attivato ha portato una partecipazione corale al tema e una serie di risposte, possibilità di soluzioni. Faccio presente che ad esempio il lavoro fatto con la cabina di regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che viene regolarmente convocata e viene convocata con
una serie di portatori di interessi, cittadini, istituzioni, ha prodotto i risultati che stiamo vedendo, ha prodotto le questioni che stiamo proprio in questo momento vedendo, che si stanno realizzando. E quindi il tentativo di riforma che non è stato efficace nel 93, ma come direbbe la Thatcher, potrebbe essere necessario combattere una battaglia più di una volta per vincerla, non è detto che basti una sola modalità, e sono sicura che insomma l'affronto e il lavoro che si sta realizzando, si sta concretizzando, per cui ringrazio anche tutti i relatori che avrò veramente l'onore di ascoltare, potrà essere un aiuto per questo incisivo cambio di rotta che questo governo vuole dare alla vita di non solo delle amministrazioni ma di tutti i cittadini. Grazie. Grazie onorevole. Prima di passare la parola all'amica Sabrina Bono, forse questa riforma incompiuta, forse, e questo è il rilancio poi casomai a Francesco Weber, al senatore Sacconi, forse che negli ultimi 10 anni c'è stata una legislazione puntata molto sull'anticorruzione e forse questo ha bloccato la riforma, perché con lo spirito, no, che di un accanimento tra virgolette nei confronti del pubblico impiego, che poi oggi sono andato a vedere le statistiche sui condannati per corruzione e per concussione, stiamo parlando in chiave definitiva dell'1-1,5%, 200 persone che tra l'altro non sono andate manco nelle patrie galere perché hanno avuto benefici e quant'altro, per cui aver creato un sistema sull'anticorruzione in maniera così pesante ha messo, tra virgolette, ulteriormente paura sull'autonomia gestionale della nostra classe dirigente e a cascata. Perché se uno viene rinviato a giudizio, condannato al primo grado, scatta la rotazione, scattano alcune situazioni straordinarie, scattano alcuni fenomeni, che a quel punto viene danneggiato il dirigente o il funzionario che subisce, tra virgolette, questo sistema. Per cui forse dobbiamo rivedere pure in chiave, in prospettiva, per avere una visione più completa, anche questo tipo di legislazione, che veramente, sinceramente, dobbiamo ribaltarla in chiave positiva. Sì, ci possono essere dei corrotti in un sistema della pubblica amministrazione, però dobbiamo pensare al sistema paese e al mondo produttivo, che non è tutto corrotto o tutto, ripeto, in malversazione. Questo, secondo me, lo dobbiamo dire come classe dirigente, anche perché, ripeto, i dati che ci sono, sono veramente una minima parte. Per cui, secondo me, dobbiamo superare questo tipo di indirizzo e dire chi sbaglia paga. Infatti, ben venga che è stato sospeso, secondo me, per colpa grave la Corte dei Conti già dal governo Conte, prorogato dal governo Meloni, e forse ben venga pure la soppressione del reato dell'abuso d'ufficio, perché io metto uno secondo me deve ragionare che deve mettere condizioni il dirigente a lavorare serenamente, e così non ci sono più giustificazioni sulla paura della firma, perché qui c'è sempre sta famosa paura della manino, che è chi firma e chi non firma. Una volta che colpa grave non c'è più e in futuro l'abuso d'ufficio non c'è più, cari colleghi, a questo punto giustificazione per paura della firma non c'è. Ce l'avranno i potenziali corrotti, ma siccome il 99% siamo persone per bene, capaci e oneste, non abbiamo più alibi di nessuna maniera. Per cui ben vengono queste due modifiche, sia in chiave di Corte dei Conti che in penale, in modo tale che alla fine possiamo veramente essere, tra virgolette, liberi nel firmare qualsiasi atto e non avere paura della firma. Detto questo, io passerei la parola a Sabrina Bono, vice segretario generale
Grazie Sabrina. Grazie Pompeo. Ringrazio tutti per essere qua, saluto tutti i relatori al tavolo, gli organizzatori della giornata di oggi, ma soprattutto ringrazio veramente i due autori del libro, il professor Sacconi e l'amico Francesco Verbaro, e li ringrazio perché l'occasione di incontrarci oggi non è soltanto per parlare del libro, per aver tutti ripassato i contenuti della riforma del 93, ma è proprio perché oggi possiamo interrogarci su quello spirito innovatore del 93 che, come dice Stefano Parisi nella prefazione al libro, si è un po' perso per strada. E si è perso per strada chiaramente, se è vero che anche oggi siamo ancora alla ricerca di intravedere una pubblica amministrazione che, non dico faccia da volano, ma possa quantomeno supportare un reale sviluppo del Paese. Lo spirito innovatore del 93, come ci ha appena detto il sottosegretario Albano, era nell'ottica appunto di applicare i modelli concettuali che nei paesi anglosassoni avevano caratterizzato l'approccio del New Public Management anche in Italia alla pubblica amministrazione, il tentativo di sburocratizzare la pubblica amministrazione, quello che gli autori hanno definito nel libro lo spostamento del baricentro dell'azione amministrativa dagli atti ai fatti, quindi, come diceva il sottosegretario Albano, dalle procedure ai risultati e al rapporto risultati-risorse. Questo è lo spirito innovatore della riforma del 93, che non poteva non avere come punto centrale di tutta la riforma una trasformazione della dirigenza e una trasformazione del lavoro pubblico, con l'applicazione alla dirigenza e al lavoro pubblico di strumenti e metodologie tipiche del bagaglio del dirigente privato e del management privato. Nell'ambito di questa trasformazione, tre i punti centrali sulla dirigenza, che ripeto molto velocemente perché non sto qui per fare una lezione in diritto amministrativo, ma perché mi voglio fermare sul primo e sulle vicende che ha avuto il primo punto. Dicevo, tre i capisaldi di questa trasformazione: il primo è il riconoscimento di un'autonomia operativa e gestionale al dirigente pubblico, basandosi proprio sull'applicazione di quella distinzione / separazione funzionale tra politica e amministrazione, conseguenza, e mi soffermerò su questo punto dell'autonomia operativa e gestionale, conseguenza di questa assunzione di autonomia gestionale da parte del dirigente, la previsione ovviamente di una responsabilità per il mancato conseguimento di risultati previa la costruzione, e sappiamo che costruzione abbiamo avuto nelle amministrazioni, di un sistema efficiente di controlli e di verifica del raggiungimento di questi risultati, e quindi ancora appunto quel cambiamento dei rapporti tra politica e amministrazione, passando e superando quel rapporto di gerarchia del dirigente sottostante l'autorità politica, che si trasformava e diventava una nuova forma di relazione denominata appunto direzione, quindi con la possibilità da parte dell'autorità politica di dettare le linee programmatiche e gli obiettivi che l'amministrazione doveva poi raggiungere. Bene, sul primo punto, quello dell'autonomia gestionale operativa, il libro è molto interessante ma anche nostalgico, perché con tanta amarezza vengono individuate puntualmente le ragioni del tradimento di quegli ideali, di quegli auspici che erano alla base della riforma del 93. E se mi consentite veramente un'enfasi quasi poetica, quell'amarezza io la vivo e proverò adesso a ricostruirla in modo ancora più amaro, essendo io, come uno degli autori del libro, come molti dei presenti in sala, anche uno dei primi prodotti di quella riforma, perché usciamo dal primo corso concorso alla SNA, all'epoca SSPA, no? Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, e tutta la nostra formazione biennale è stata fortemente incentrata su questo nuovo ruolo del manager pubblico, sul tipo di autonomia gestionale operativa che avremmo dovuto avere poi una volta entrati nella pubblica amministrazione. Quindi,
con grande amarezza, ma dopo ritroverò la grinta alla fine dell'intervento, si tratta solo di aspettare, provo a ricostruire insieme agli autori quelli che sono i fattori che loro hanno individuato come fattori di erosione graduale di questa disegnata autonomia del dirigente nel 93, e gli autori individuano dei fattori che creano dei vincoli normativi, dei vincoli sindacali, dei vincoli politici, e aggravo la situazione, io ho individuato altre due tipologie di fattori e di vincoli: i vincoli derivanti dall'azione di supplenza svolta dalla magistratura amministrativa e dei vincoli di natura prettamente organizzativa. Proviamo brevemente, garantisco, a guardarli un attimo. I vincoli normativi sono esemplificati appunto dagli autori in tutte quelle norme che nei 30 anni, perché si è parlato di un'erosione graduale, ma viene da dire inesorabile, quindi vincoli normativi, si tratta di tutte quelle norme che in 30 anni sono intervenuti in tematiche che dovevano essere leve tipiche dell'organizzazione, dell'autonomia organizzativa e gestionale del dirigente. Quindi pensate a tutte le norme in materia di risorse umane, risorse finanziarie, che in qualche modo le hanno limitate, le hanno attribuite, le hanno disciplinate. Quindi questo è la tipologia di esempio appunto che viene fatta dagli autori. A questa io ne aggiungo un'altra: tutte le cosiddette norme provvedimento, cioè tutti quei casi in cui il legislatore, attenzione, molte volte su richiesta degli stessi dirigenti e della stessa amministrazione, è intervenuto per regolamentare, disciplinare in tutti i suoi aspetti una fattispecie amministrativa particolarmente complessa e che si era stratificata ad esempio negli anni per una serie di pronunce giurisprudenziali, norme eccetera. Anche qui voglio provare ad essere concreta: quando avete tempo, per curiosità, sfogliate le norme negli ultimi 20 anni relative al concorso a dirigenti scolastici. Attenzione, lo dico, vedo dei colleghi dell'istruzione, attenzione, non mi riferisco alla disciplina del concorso a dirigente scolastico, legittimo che ci siano varie riforme nel tempo, mi riferisco proprio alle modalità con cui questi concorsi sono stati disciplinati dalla norma, laddove si era in presenza di patologie che si erano create nello svolgimento del procedimento complessivo del concorso o nel rapporto tra concorsi successivi. Tutta disciplina avvenuta con norma primaria. Ancora, terza tipologia di vincolo normativo, sono le norme intervenute negli ultimi 10 anni particolarmente, ma insomma nel trentennio possiamo ritrovarle, tutte quelle norme che hanno dimostrato la volontà del legislatore di andare in una direzione diametralmente opposta rispetto allo spirito innovatore del 93, prevedendo a carico del dirigente tutta una serie di adempimenti, di procedure formali di cui lui era titolare, che andavano verso una configurazione sempre più netta del dirigente come, lo dicono gli autori, garante delle regole. Siamo ben lontani dalla managerialità che era stata pensata appunto nel 93. E devo dire, ho trovato molto interessante, e vi ringrazio per lo spunto che mi avete dato, l'analisi che viene fatta dagli autori della evoluzione normativa dell'articolo 16 del decreto legislativo 165 del 2001. L'articolo 16, lo sappiamo tutti, è la declaratoria delle funzioni, quindi delle competenze e dei poteri, dei dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali. Originariamente l'articolo 16 rappresentava proprio la declaratoria di quella forte autonomia organizzativa e gestionale, perché parlavamo di dirigenti generali, perché c'era una declaratoria di poteri importanti, addirittura più numerosi e più significativi di quanto non avvenisse in altri paesi europei. Quindi in un'ottica di continuità rispetto allo spirito della riforma del 93. Se andiamo a vedere tutte le novelle legislative che sono intervenute successivamente su quell'articolo, quindi tutte le competenze aggiunte che teoricamente
hanno ampliato il novero delle competenze dei dirigenti generali, ma le andiamo a vedere, ci rendiamo conto che sono tutti vincoli normativi, perché sono in realtà proprio quello che gli autori hanno definito un ribadire la funzione del dirigente, in quel caso del dirigente generale, come garante di regole. Punto. L'esempio tipico, e così mi riaggancio a quello che stava dicendo il collega Savarino, le lettere L bis e L ter dell'articolo 16 che pongono in capo al dirigente generale tutta una serie di adempimenti e di titolarità di competenze in materia di prevenzione della corruzione. Anzi, qui domandiamocelo in generale, se tutta la normativa per la prevenzione e il contrasto alla corruzione, intesa come maladministration nella pubblica amministrazione, sia una normativa realmente efficace o sia invece una normativa fatta di adempimenti formali. Questo veramente in un'altra sede, in un altro convegno, ce lo dovremmo realmente domandare. Quindi questa è una terza tipologia di vincolo normativo. Infine, l'ultima tipologia sempre di vincolo normativo che mi permetto di aggiungere a quelle già individuate appunto all'interno del libro sono quelle norme che incidono sulla capacità amministrativa, la capacity delle amministrazioni, ma disinteressandosene. Provo a spiegarmi meglio, cioè tutte le volte che una norma prevede in capo all'amministrazione una nuova funzione o addirittura prevede in capo ai cittadini il riconoscimento di un diritto soggettivo a cui l'amministrazione deve far fronte, ci sono molte di queste norme che prevedono appunto tutto ciò, che non prevedono però né quali siano gli strumenti applicativi, attuativi in mano all'amministrazione, né prevedono risorse organizzative, risorse finanziarie, risorse organizzative di personale che consentano all'amministrazione di realizzare efficacemente quella policy e quella misura. E mi permetto anche di aggiungere, in alcuni casi addirittura senza che vi sia stato un confronto con la dirigenza di quell'amministrazione per capire se la misura era in che misura fattibile, quindi senza che ci fosse stata una verifica dell'impatto di quella misura e soprattutto delle misure e degli strumenti che avrebbero potuto dare immediatamente attuazione alla misura stessa e non dare attuazione dopo 3 anni. Se un sussidio su una situazione emergenziale viene poi concesso ai cittadini e agli imprenditori, a coloro che ai sensi della norma sono titolari di quel sussidio dopo 3 anni dall'emergenza, forse non ha più senso e quindi forse quel tipo di impatto va verificato prima in costanza di redazione della norma. Questi le 4 tipologie che abbiamo individuato, diciamo, congiuntamente con gli autori, perché mi sono permessa di aggiungerne qualcuna, come vincoli normativi. A questi si aggiungono i vincoli sindacali, su questo devo dire gli autori hanno insistito molto in più punti del libro. I sindacati negli anni hanno ottenuto in contrattazione collettiva tutta una serie di misure proprio di microorganizzazione che erano classicamente le leve che il legislatore del 93 pensava dovessero essere in mano al dirigente proprio per garantire l'autonomia gestionale e operativa concreta del dirigente. E invece tutte queste, dalle modalità di progressione di carriera, dalla concessione di bonus o premi, sono passati tramite appunto la contrattazione collettiva per riconoscimento di anzianità di servizio, per quelle che io chiamo le valutazioni avvalutative, tutti 100. Ovviamente questo rende assolutamente inutile quello strumento e crea un appiattimento del trattamento economico e ancora di più toglie una leva alla dirigenza. Terza tipologia di vincoli, i vincoli politici, i vincoli che gli autori identificano in due modalità: da un lato in taluni casi un'ingerenza degli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica nella gestione dell'amministrazione, dall'altro nell'applicazione dello spoil system, tentativo che in alcuni governi si è visto da parte della politica di trasformare quel rapporto di lealtà tra amministrazione e politica in rapporto di fedeltà e di appartenenza, che non è richiesto dalla nostra Costituzione, non è previsto né richiesto dalla nostra Costituzione.
Costituzione e dalle nostre leggi. Non a caso la Corte Costituzionale in tante occasioni, in più occasioni, si è pronunciata a limitare l'applicazione del sistema, appunto, dello spoil system. Ma adesso, al di là di entrare nel merito della vicenda storica dello spoil system, quello che mi interessa sottolineare è proprio che per il perseguimento di un'amministrazione efficiente, per il perseguimento di un interesse pubblico, l'interesse della collettività, è invece importantissimo che si mantenga questa separazione fra la politica, che ha tutto il diritto legittimo di autodeterminare le proprie scelte di policy e quindi di obiettivi, e un'amministrazione che invece ha il compito precipuo di trovare gli strumenti giuridici, economici, tecnico-operativi per realizzare al meglio quegli obiettivi, quelle scelte di policy nel rispetto della legislazione vigente. Consentitemi un secondo di digressione storica. Ricordiamoci tutti, andiamo all'antica Roma, l'imperatore Adriano è ricordato per essere un imperatore molto illuminato. L'imperatore Adriano è ricordato per essere un imperatore illuminato perché aveva portato a termine una grande riforma dell'amministrazione, anche al termine di tutti i suoi viaggi, le sue battaglie, eccetera. Non tornava portandosi dietro prigionieri, ma avendo selezionato anche nelle popolazioni vinte, nella classe dei cavalieri, persone preparate con grande competenza in determinati settori, li formava a Roma e li ha preposti a molti settori strategici come le finanze, la giustizia, la contabilità, dando anche una grande autonomia gestionale. Non a caso, ripeto, ha trasformato la pubblica amministrazione e ha garantito un'amministrazione, una burocrazia, lui la chiamava, lui la chiamava schiera di prescelti, che ha potuto garantire il buon funzionamento dello Stato anche nell'interregno, nel passaggio tra un principe e l'altro. Io penso che la politica non abbia bisogno di una dirigenza fedele, io penso che la politica abbia bisogno di una dirigenza leale, di una dirigenza competente, di una dirigenza preparata, con skills manageriali in grado di realizzare concretamente e tempestivamente gli obiettivi di policy dati dalla politica. Questi i vincoli individuati dagli autori. A questi vi ho detto immodestamente, aggiungo sulla base dell'esperienza personale, altri due vincoli che hanno eroso l'autonomia dirigenziale. La prima tipologia sono i vincoli che derivano dalla supplenza del agire amministrativo da parte della magistratura amministrativa. Lo stesso Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Padroni Griffi, l'allora Presidente del Consiglio di Stato, in un'inaugurazione dell'anno giudiziario, mise proprio in evidenza come l'erosione della discrezionalità amministrativa, lui disse per atrofizzazione, per incompetenza, lui parlò di crisi di competenza nella PA, o per paura. Bene, l'erosione appunto della discrezionalità ha lasciato spazio a un potere di indirizzo della magistratura amministrativa molto più forte. Il giudice amministrativo è consapevole ora che quando decide su un caso e dà un indirizzo appunto su un caso, sta dando all'amministrazione una regola di comportamento che sarà utilizzata su tutti i casi futuri similari. Qui non so chi ricordava prima la cultura del precedente, ancora più grave quando la cultura del precedente non è nemmeno quella autoctona, ma deriva addirittura dall'esterno, dalla magistratura amministrativa. E infine i vincoli di natura organizzativa, qualcuno già lo ha accennato. Se noi pensiamo agli ultimi anni, vediamo e pensiamo a tutte le amministrazioni centrali, ora mi limito alle amministrazioni centrali, possiamo vedere che ci sono state una serie di trasformazioni dei modelli organizzativi, da segretariato a suddivisione in dipartimenti, da dipartimenti a segretariato, ministeri uniti, ministeri scorporati, ministeri accorpati. In tutte queste organizzazioni, che non sempre hanno risposto a criteri di efficienza, da tutte queste riorganizzazioni, da tutte queste trasformazioni, sono derivate
due cose principali: una frammentazione, a volte polverizzazione di competenze, e un aumento del numero di posti dirigenziali, il che ha comportato quello che gli autori hanno messo in evidenza, va detto, nel libro. Da un lato il fatto che ci sono amministrazioni, l'ha detto il collega Pompeo Savarino, in cui dirigenti di seconda non hanno competenze gestionali, non c'è neanche la firma su atti a rilevanza esterna, in alcuni casi lo diceva anche dirigenti generali, e soprattutto una situazione in cui gli autori dicono sono tutti generali senza truppe, una media nelle amministrazioni centrali con punte più basse, ma una media di un dirigente per 45 dipendenti. Ora è chiaro che questo vuol dire che rispetto al dirigente con autonomia organizzativa e gestionale non solo mancano a questo dirigente le leve per esercitare questa autonomia e per esercitare le funzioni di datore di lavoro, ma forse mancano anche i numeri per poter essere definito datore di lavoro. Quindi questo è, secondo me, un altro vincolo molto forte. E qui mi appresto veramente a concludere. Io so che adesso un bravo psicanalista direbbe che, come tutti gli esseri umani, sto utilizzando l'indulgenza nella self-analysis. Appartenendo io alla categoria dei dirigenti, vi ho individuato tutti i vincoli esterni e non ho preso in considerazione le parti del libro in cui gli stessi autori dicono che questi vincoli sono stati possibili perché la dirigenza non ha rivendicato le sue prerogative, ad esempio nei confronti delle organizzazioni sindacali. No, non sono così indulgente con noi stessi, ho ben presente che se non ci fosse stata un'abdicazione nell'esercizio della discrezionalità amministrativa non ci sarebbe stato questo ruolo di supplenza dell'enorme provvedimento o della magistratura amministrativa, se non ci fosse la paura della gestione o la paura della firma di cui parlava prima il collega Pompeo, non ci sarebbero state appunto norme chieste ad hoc da parte dell'amministrazione per risolvere una determinata situazione. Se ci fosse stata la voglia di affrontare situazioni definite dagli autori faticose, scomode e fuori dalla comfort zone, come quelle del datore, proprio tipiche, che configurano il datore di lavoro, che configurano la microorganizzazione, quindi i poteri veri, anche spiccioli, del datore di lavoro, non si sarebbe permesso alle organizzazioni sindacali che fanno il loro lavoro, hanno il loro mandato, di ottenere determinati contratti collettivi. Quindi sono consapevole, e penso che in questa stanza lo siamo tutti, del fatto che c'è anche un habitus della dirigenza che deve in qualche modo cambiare, e siamo tutti consapevoli che dobbiamo staccarci da questa subcultura della mancanza di coraggio e della carta a posto. Ma al riguardo vi dico che questo tipo di riflessione mi ha fatto mettere un po' paura, perché mi sono ricordata una ricerca dei primi anni 2000 di Funzione Pubblica assegnata a un gruppo di professori e di ricercatori universitari che aveva individuato 4 tipologie di dirigenza a seguito dell'intervista di circa 1600 dirigenti pubblici. Queste 4 tipologie erano, non entro nel merito di ognuno, ma erano il burocrate costante, età media 55-65 anni, vicino alla pensione, e che per la prima volta parlava di cultura delle carte a posto. Poi c'era l'in and outer, cioè colui che veniva dal mondo privato, anche da un certo livello, chiamato per ricoprire un ruolo di elevata responsabilità nella pubblica amministrazione con un contratto a tempo determinato, e che era quello che maggiormente si lamentava della rigidità e della lentezza dell'amministrazione. Quindi c'era il libero professionista riconvertito, figura che sta tornando di moda dopo la crisi economica dovuta alla pandemia e che prevedeva la ricerca di un posto più tranquillo e sicuro, parole testuali della ricerca, e poi c'erano, e qui guardatevi tutti, gli high flyers, cioè coloro che entrano giovani in pubblica amministrazione, reclutati attraverso la SNA o attraverso concorsi specifici delle singole amministrazioni, con grande voglia di incidere nell'amministrazione, grande voglia di fare carriera, e l'altra caratteristica era una grande apertura all'innovazione. Ora, all'epoca, un tipo di riflessione come quella che ho fatto prima sull'habitus del dirigente da cambiare l'avrei giustificata dicendo: ma la maggioranza dei dirigenti è della categoria burocrate costante, solo il 7,5 sono high flyers, quindi
ci sta che portano una mentalità e un modo di lavorare anche pre-riforma, però adesso che siamo la maggioranza ad essere ai flyers, anche noi che giovani non siamo più, ma eravamo quegli intervistati ai flyers dell'epoca, mi domando dove sono finite le nostre ali per volare alto, dove sono finite? E qui secondo me dobbiamo veramente recuperare anche con orgoglio la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e che possiamo fare per la pubblica amministrazione. Qui chiedo anche all'associazione, essendo presente Pompeo, di fermarci a riflettere su quali strumenti possiamo riprendere in mano per affrontare le vecchie sfide, quelle di 30 anni fa, e le nuove sfide, ma soprattutto per allontanarci da quella visione del burocrate, del dirigente burocrate di Fromm, che diceva appunto che è colui che teme le responsabilità, che si nasconde dietro le regole e che è leale solo alle regole. Io non mi sento, forse non mi sento più ai flyer perché non è più quell'entusiasmo, ma non mi sento sicuramente il burocrate di Fromm, e soprattutto vorrei che ripartissimo da due punti fermi. Il primo, ci sono tante esperienze nella pubblica amministrazione di una dirigenza che non ha tradito lo spirito innovatore del 93, pur barcamenandosi tra quei vincoli. Quei vincoli non sono alibi, quei vincoli esistono e condizionano l'operato del dirigente pubblico e non si scardineranno in un giorno, però esistono. E secondo punto fermo, rispetto appunto anche a queste best practice, il dirigente pubblico non sarà mai il manager privato. Potrà adottare metodologie del dirigente privato, del management privato, diventare un project manager, lavorare per obiettivi, modello PNRR, ma non sarà mai un dirigente privato, perché diverso è il nostro sistema di riferimento valoriale, diverso è il fatto che noi non possiamo pensare al cliente, ma noi dobbiamo necessariamente prendere in considerazione l'interesse dei cittadini, di più cittadini, a volte di istanze contrapposte in quella visione dell'amministrazione definita drammatica da Nigro. Ecco, proprio per quel motivo noi non saremo mai dirigenti privati, ma questo non vuol dire che non dobbiamo essere efficaci ed efficienti. Grazie. Grazie Sabrina, complimenti. Grazie Sabrina per lo scenario. È puntualissimo, forse anche un appendice al libro ha fatto, tutto sommato, poi alla fine, insomma, va, da pure le soluzioni, per cui questo è importante. L'unica cosa, due cose solo prima di passare la parola al professor Castellani. Allora, per quanto riguarda l'anticorruzione, noi come associazione ti ricordi avevamo detto che era diventato solo un mero adempimentificio, si facevano solo adempimenti e basta. Addirittura si fece un master sull'anticorruzione, mi pare che ancora c'è un master sull'anticorruzione, cioè invece di fare un master sulla gestione si fanno i master per l'anticorruzione, per cui questo è tutto dire. Dobbiamo aggiungere però, che vedo in sala l'amico Alberto Stancanelli, che attualmente è capo di gabinetto al Comune di Roma, che ci sono però delle differenze tra il mondo degli enti territoriali, comuni e regioni, e il mondo dello Stato, quelli centrali, perché lì datori di lavoro l'hanno compreso bene, anzi sono stati cinghia di trasmissione, ci sono nei piccoli comuni, che sono l'80% sotto i 5.000 abitanti, che funzionari sono RUP, gestiscono soldi e gestiscono dipendenti, ci sono dirigenti nei comuni e nelle regioni che gestiscono 70-80 persone, dirigenti di seconda fascia, perché poi nei comuni non esiste la prima fascia ma solo il segretario generale, che poi coordina, ove non ci sia nei comuni superiori ai 100.000 abitanti, il direttore generale. Nelle regioni ci sono direttori che hanno sotto centinaia di persone, e forse l'esempio dovrebbe essere preso lì. Anzi, ti dirò di più, perché mi sto formando un convincimento
che prima di diventare direttore generale nelle strutture centrali, forse qualche passaggio nei comuni e nelle regioni forse si dovrebbe fare per 2-3 anni, in modo tale che si capisce cosa si firma e quanto si firma e quanto si rischia, perché voi dovete sapere che nei comuni e nelle regioni paracaduti di Corte dei Conti e quant'altro non ci sono. Ti possono chiamare dopo 7 anni, non sai manco cosa hai firmato 7 anni fa, ti chiamano e ti dicono perché hai fatto questo e perché hai fatto quest'altro. Nelle strutture centrali non esistono queste cose, perché tutto sommato c'è sempre sia il MEF in ogni ministero, sia il giudice delegato in ogni ministero, per cui tutto sommato questo non avviene. Secondo me è importante proprio di fare questa esperienza. Uno per questo motivo, perché così si capisce bene che cos'è la funzione del datore di lavoro, e secondo perché la paura della firma lì nei comuni e regioni non ci può essere, perché lì c'è, come lo chiamavo io, il controllo democratico, perché i cittadini andavano dal sindaco e dall'assessore e poi ovviamente andavano dal dirigente e dal funzionario, che non poteva creare appellativi, sai, la norma dice questo. Ok, nel rispetto ovviamente delle norme, ma c'è anche l'interpretazione estensiva della norma stessa. Detto questo, grazie di nuovo Sabrina, veramente, e passo la parola al professor Castellani. Grazie. Buonasera a tutti, complimenti agli autori del libro. Io sono uno storico delle istituzioni politiche, quindi diciamo la pubblica amministrazione rientra tra i miei oggetti di ricerca. E il libro è particolarmente interessante secondo me perché è di fatto un esercizio di storia applicata. E forse salutiamo la sottosegretaria. Chiedo scusa che è impegno istituzionale, il sottosegretario, ringraziando. Grazie, e a presto. Davvero. Grazie di nuovo. E quindi, come dicevo, il libro è particolarmente interessante perché è un esercizio di storia applicata, cioè prende quello che è successo nel 1993 e diciamo cerca di dire cosa possiamo salvare o rivalorizzare di quell'esperienza. È un'esperienza che nasce in un contesto molto diverso da quello di adesso e quindi per certi aspetti, a mio avviso, oggi c'è ancora più bisogno di avere una dirigenza pubblica e dei funzionari pubblici forti, per un motivo molto semplice, che tutto il paradigma del New Public Management nasce tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80, primi anni 90, con l'idea di dimagrire il ruolo dello Stato, no? Di renderlo più efficiente, ma accanto alla riforma dell'amministrazione, intesa in maggiore delega, processi di creazione di agenzie, introduzione di pratiche manageriali, contrattualizzazione del lavoro pubblico, di fatto l'idea era anche di affiancarci privatizzazioni, esternalizzazioni, liberalizzazioni. Oggi siamo in un contesto differente, nel senso che oggi siamo in un contesto invece al contrario di maggior presenza dello Stato, di crescita della presenza dello Stato, cioè piaccia o non piaccia, senza una dirigenza pubblica, senza pubblica amministrazione forte, il PNRR diventa difficile portarlo a termine, ma diventa anche difficile, secondo me, in un contesto di tensioni geopolitiche, di guerre, permettere allo Stato di fare anche il proprio lavoro dal punto di vista della difesa, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista dell'analisi degli scenari. Poi verrò su questo dal mio punto di vista, diciamo, di formatore. Per cui un processo di, come dire, managerializzazione, aumento dell'autonomia gestionale, aumento della discrezionalità amministrativa è sicuramente qualcosa, diciamo così, da recuperare. Accanto a questo, a mio avviso, ci vanno messe alcune cose che oggi emergono in maniera particolare, uno scenario che è cambiato, che non è più uno scenario di ritiro dello Stato, ma uno scenario di ritorno dello Stato. Detto questo, io sono d'accordo con tutti coloro che mi hanno preceduto, cioè se noi guardiamo anche la storia, l'Italia, e qui è un parallelo che si può fare secondo me con il presente, l'Italia ha perso l'occasione di quelle riforme, diciamo, di ispirazione globalizzazione neoliberalismo, in quello che dicevamo, cioè quella missione lì è stata in parte tradita, in parte non realizzata, perché il sistema italiano, diciamo, ha digerito
il paradigma manageriale internazionale che veniva appunto dal mondo anglosassone e di fatto ha perso delle occasioni. Ora il rischio è che noi, arrivando in una condizione di debolezza, in un momento di ritorno dello Stato, allo stesso tempo possiamo perdere anche questo treno o non capitalizzare al meglio come paese questo treno. Perché se arrivi, diciamo, al momento delle riforme in una situazione di particolare debolezza, il rischio è che anche se lo Stato è chiamato a fare di più, lo Stato entri in affanno, cioè i dirigenti pubblici funzionari entrino obiettivamente in affanno. Naturalmente, perché tutto questo è stato digerito al nostro sistema, diciamo così, politico e in parte naturalmente anche amministrativo? Dunque, io ho avuto due recenti esperienze formative interessanti, una con dei dirigenti piuttosto in là con l'età di un importante ente pubblico italiano. Entro in classe, dovevamo fare una lezione sulle politiche pubbliche, più o meno convinto che si sapesse di cosa si parlava, e dico, bene, oggi facciamo una lezione, un seminario sulle politiche pubbliche. Qualcuno sa cosa sia una politica pubblica? Sguardi persi nel vuoto, terrore e sgomento, diciamo, da parte mia. L'altra questione, invece, che mi è capitata molto recentemente, la settimana scorsa, un'altra lezione invece a una punta d'eccellenza, diciamo così, della pubblica amministrazione italiana. Uno dei discenti, nel corso appunto della lezione, mi alza la mano, mi ferma la mia spiegazione e dice: guardi, le volevo raccontare un episodio relativo alle questioni, diciamo, dei vincoli normativi. Quale mi dice: guardi, poco tempo fa ho fatto un atto che non aveva una copertura normativa, cioè non c'era nessuna legge che lo vietasse, però non aveva copertura normativa. Tempo 3 giorni mi chiama la Corte dei Conti dicendo: dove sta scritto quello che ha fatto? Da nessuna parte, quindi non è vietato. E la Corte dei Conti risponde: questo non è il mondo di fuori, dove si può fare tutto ciò che non è espressamente vietato, ma si può fare solamente ciò che è normato. Quindi, diciamo così, la procedura più semplice che questo dirigente voleva seguire non l'ha potuta seguire, perché questa è, diciamo così, una mentalità ancora piuttosto dominante, piuttosto rilevante. Naturalmente qui c'è il problema di fatto con la questione del legalismo, che è una delle grandi questioni della pubblica amministrazione italiana. È un problema che si è sempre peraltro di più acuito, perché la pubblica amministrazione italiana non nasceva così. La pubblica amministrazione italiana nasceva anche con un corpo di funzionari tecnici, di dirigenti tecnici importanti. Pensate all'ufficio di statistica del Ministero dell'Agricoltura, pensate ad alcuni enti pubblici, pensate al genio civile. Tutti questi elementi progressivamente sono stati persi a favore, diciamo, del dominio della norma e del dominio della politica sull'amministrazione. Quindi da questo punto di vista noi ci siamo ritrovati con un'erosione progressiva della discrezionalità amministrativa, fatta da un Parlamento che, come si diceva, fa delle norme minuziosissime per un motivo molto semplice, che di base non si fida della dirigenza pubblica, perché questo è il punto, e questo però ha creato un circolo vizioso abbastanza spiacevole. Primo, perché, posso dire, da docente o di dirigenti pubblici o di futuri dirigenti pubblici, e l'abbiamo appena sentito adesso con la dottoressa, c'è una qualità all'interno della pubblica amministrazione, spesso soprattutto a livello dirigenziale, che, come dire, dovrebbe far meritare alla dirigenza pubblica uno status superiore. In Italia, diciamo così, la dirigenza pubblica non gode probabilmente del riconoscimento sociale che dovrebbe meritare. E questo è un grosso problema, diciamo, quando si va a avere rapporti con la politica o, ad esempio, pensate anche col mondo economico, per esempio, no? Quindi in Italia i professori universitari, i notai, i medici sono considerate le professioni più importanti spesso, e invece il dirigente pubblico è uno che lavora per la pubblica amministrazione. E questo, secondo me, è un problema di sottomissione che c'è stato storicamente, snodatosi tra l'amministrazione pubblica e la politica. Io su questo però vorrei mettere un accento anche sulla questione dello spoil system. Perché a me pare che, insomma, uno spoil system, peraltro fatto, cioè si chiama così ma non è il vero sistema delle spoglie, lo sapete tutti e non ve lo devo dire, cioè non c'entra nulla col sistema americano, no? Ma al di là di questo, poteva essere concepito in un meccanismo di alternanza 5 anni e 5 anni del sistema politico italiano, in un sistema politico in cui ogni 15-16 mesi cambia il governo.
Lo spoil system è obiettivamente un delirio, cioè è una cosa che non sta né in cielo né in terra. L'esempio, peraltro, non è che siamo qua a fare l'apologia ai paesi sovietici, l'esempio è Regno Unito. Regno Unito questo meccanismo non ce l'ha, nonostante tende ad avere maggiore stabilità. E secondo me il Regno Unito è anche un buon esempio, si citava prima la Thatcher, nella gestione tra diciamo, la partecipazione della dirigenza pubblica alla formulazione delle policy, che in Italia è molto scarsa per quello che dicevamo prima, e l'esecuzione, che invece nella pubblica amministrazione britannica è organizzata per agenzie in maniera molto più ampia di quella italiana e molto più tematizzata, molto più focalizzata. Questo secondo me dà un vantaggio. Perché? Perché nell'esperienza italiana cos'è che ha funzionato in termini di produzione di classe dirigente spesso nel settore pubblico? Sono stati gli enti pubblici, o meglio alcuni enti pubblici che sono riusciti a isolarsi dalla politica e, diciamo, assumere le competenze migliori. Avere un'organizzazione di quel tipo non fuori dalla pubblica amministrazione, ma dentro la pubblica amministrazione, secondo me, resta un modello interessante, perché non sei in fuga dall'amministrazione come con l'ente pubblico, ma al tempo stesso hai, diciamo, una separazione tra chi fa policy formulation e chi fa la delivery, cioè chi fa l'attuazione delle politiche pubbliche. Peraltro policy formulation che spesso è surrettiziamente occupata dalle società di consulenza. E lo sa, non è una novità. I governi spendono sempre di più per farsi fare slide e policy da varie note società di consulenza anglosassoni. E anche questa è una cosa che va a detrimento dello status del dirigente pubblico, perché tu hai una SNA che inizia a funzionare e poi arriva il consulente della tal dei tali che ti dice quello che fare e cosa fare e interagisce col gabinetto. Naturalmente avere una dirigenza pubblica più forte vuol dire anche sgonfiare i gabinetti, perché negli ultimi decenni le collaborazioni dirette, diciamo, con i ministeri sono aumentate notevolmente e hanno una funzione, appunto, di formulazione delle policy che, diciamo, sottrae alla dirigenza pubblica quasi completamente questo elemento. Si è già detto, ma ci ritorno perché è un punto particolarmente importante, della giurisdizionalizzazione dei controlli. I controlli dovrebbero essere fatti, diciamo, in una logica amministrativa lineare dalla politica, cioè la politica dall'indirizzo, la gestione dell'amministrazione e poi c'è il sistema dei controlli. Qui il sistema dei controlli per queste questioni di legalismo e formalismo è tutto nelle mani dell'ANAC, dei TAR, dei vari enti pubblici che sono stati nel tempo fatti. E c'è stata di fatto una penalizzazione nel senso di diritto penale dell'amministrazione. Molti di voi conosceranno la vicenda del codice degli appalti, che è una vicenda surreale, quella da come è stato trasposto nel 2016 a come è proseguita dopo, e un esempio perfetto, diciamo così, di tutto quello che dentro questo sistema, a mio avviso, sì, non funziona, o comunque funziona male. Detto questo, quindi, cosa si può tenere in quell'esperienza? Secondo me si può tenere un tentativo di delegificazione e mettere ordine attraverso testi unici che diano più generalità alle norme e che impediscano il continuo gioco di minuzie fatto a livello parlamentare o fatto, diciamo così, dalle forze politiche. Il superamento dello spoil system per andare, appunto, verso invece un meccanismo di elite amministrative, e poi veniamo anche alla formazione, diciamo, di queste elite amministrative. Questo porterebbe un rafforzamento probabilmente dello status nel tempo, se coltivato anche a livello, appunto, comunicativo, a livello di rapporti con magari le università. La diffusione della cultura organizzativa, perché noi stessi l'abbiamo visto, la LUIS è una delle università più avanzate su questo, ma fino a poco tempo fa il dominio del diritto è stato assoluto anche nei master della pubblica amministrazione. Noi, col professor Orsina, con Domenico Lombardi, abbiamo cercato di cambiare, di innovare, di fare seminari, di portare nuove competenze, ma è un problema, cioè c'è ancora un lavoro molto grosso da fare sul lato management e sul lato policy, che sono due cose che non rientrano nel faccio la legge, faccio il decreto attuativo, è quello che appunto ci raccontava bene lei.
Un passo in avanti credo sia stato fatto invece per quanto riguarda gli acquisti della pubblica amministrazione, cioè il sistema della Consip degli ultimi 20 anni, anche dagli ultimi studi che sono stati fatti, è un sistema che tutto sommato ha funzionato, che può, quindi su quello si può andare ancora avanti, probabilmente c'è ancora da fare su questioni legate alla sanità, ma comunque diciamo da quel punto di vista una razionalizzazione c'è stata. E ultimo punto, la creazione secondo me di comunità epistemiche sulla pubblica amministrazione, cioè negli altri paesi non c'è il diritto amministrativo, c'è la public administration, che è una confluenza di tante discipline in cui c'è l'administrative law, naturalmente in civil law naturalmente c'è l'administrative law, ci mancherebbe altro, ma accanto a questo c'è la public policy, c'è la storia, c'è la capacità di elaborare scenari, c'è la formazione tecnica. Quindi da questo punto di vista, diciamo così, la creazione di comunità epistemiche intorno a esperienze come quella della Lewis School of Government, come quella della SNA, come quella di tante altre università che possono entrare, diciamo, in questo circuito, secondo me è un elemento da non sottovalutare, per anche per questo motivo. Primo, perché diciamo, se si riuscisse a costruire un sistema in cui il dirigente pubblico ha una maggiore discrezionalità, ha un potere maggiore significa anche esercitarsi dal punto di vista del pensiero strategico, dal punto di vista ad esempio dell'elaborazione degli scenari, cercare di anticipare quello che può arrivare invece che aspettare che la palla vada alla politica, no? Questo può dare una maggiore continuità e una maggiore capacità di capire che cosa sta arrivando. Questo viene fatto nelle aziende pubbliche, può essere fatto anche ai massimi livelli e vertici amministrativi, e appunto tante volte ci troviamo a farlo. E l'altra invece questione è che se tu hai un ingresso di nuove competenze, pensate ad esempio ai profili STEM, e mi è capitato anche qui di fare lezione a ingegneri, informatici, eccetera, a volte tecnicamente sono fortissimi, ma si chiedono in che mondo sono capitati. Per un motivo molto semplice, che uno che ha studiato diritto pubblico e diritto amministrativo più o meno sa che cosa sta facendo, o se ha studiato scienze politiche o anche economia, ma uno che è un ingegnere informatico messo dentro la macchina pubblica ha necessità di essere formato. Quindi anche da questo punto di vista tu puoi rafforzare la componente tecnica attraverso formule di comunità epistemiche, di ricerca e di formazione che, come dire, creino un'amalgama tra profili diversi. Grazie. Grazie professore. Grazie professore per gli spunti che le sollecitazioni che ha dato, soprattutto sullo spoil system, che in effetti avrebbe un senso lo spoil system se durassero i governi 5 anni, tutta la legislatura. Certo che se in 30 anni abbiamo cambiato 20 governi, ovviamente non si parla di spoil system, ma si parla di cannibalaggio, cioè ognuno ammazza l'altro e basta, senza avere una visione nel suo complesso. Altra cosa sui controlli. Vedete, io ho sempre ragionato, questo poi lo dirà l'amico Alberto, la Corte dei Conti è quello che dovrebbe evitare il danno erariale, no? Oppure crea diciamo il suo gross business soprattutto su questa cosa. Allora io dico, ma se invece di procure della Corte dei Conti si implementassero gli aspetti più di supporto consulenziale, mi spiego, se un comune, una regione o un ministero chiedesse un parere e dire: senti, io ho questo problema, che devo fare? Prendo la strada A o la strada B o la strada C? In modo tale che poi il magistrato a livello consulenziale dice la strada A, a quel punto la procura non dovrebbe più mettere bocca, no? Anche perché lo spirito qual è? Di collaborazione tra la Corte dei Conti e la pubblica amministrazione. So che all'interno della stessa Corte dei Conti c'è un dibattito su questo, perché ovviamente, ripeto, il ruolo della Corte dei Conti è evitare i danni erariali, ma se un giudice mi dice fai questo tipo di percorso, a quel punto la procura non dovrebbe mettere, eccepire alcunché. È difficile? Sì, credo che sia difficile, però secondo me è
un orientamento che dovremmo noi anche come associazione spingere di supporto alla, ai dirigenti su alcune scelte che devono fare, che a volte, dico che a volte, come emerso in tutti i colloqui, la certezza del diritto diventa difficile, soprattutto in questa fase di ipernormazione che c'è stata negli ultimi decenni, che addirittura, come diceva Sabrina, agli aspetti organizzativi si interviene con una norma per delineare i comportamenti che potrebbero fare a livello manageriale i nostri dirigenti. Detto questo, passo la parola al presidente Gabriele Fala dell'INPS, che secondo me avrà ha voglia di pubblica amministrazione, è la prima amministrazione, non so quanti migliaia di dipendenti, forse 20.000, quanti? Un po' di più, quasi 28. Quasi 28.000 dipendenti, per cui insomma lì avrai una bella palestra sulla pubblica amministrazione. Prego. Bene, grazie a tutti, grazie Pompeo soprattutto per avermi lasciato alla fine, così mi hai consentito di raccogliere qualificati e interessanti spunti di riflessione. Un ringraziamento poi va a Maurizio, l'amico Maurizio Sacconi e Verbero per il lavoro che avete fatto, che Maurizio, se non ricordo male, parte e scaturisce da un più ampio lavoro dell'associazione del compianto Biagi. E l'incontro è estremamente attuale perché nasce a distanza di 30 anni dall'avvio del decreto legislativo del 93 che ancora oggi non ha trovato compiutezza e il quale conferma che al centro delle riforme non può e non deve essere solo la macchina, il funzionamento della macchina organizzativa dello Stato, ma le persone al centro di ogni processo organizzativo e del lavoro. Oggi il convegno d'oggi lo conferma a pieno titolo e ripropone un tema da giuslavorista è molto caro, che rilegge il percorso riformatore di questi anni alla luce del lavoro. Il tema del lavoro è stato e deve restare centrale nelle riforme istituzionali perché per le persone, per le nostre organizzazioni, sia pubbliche che private, il lavoro è il centro della vita quotidiana. E come giuslavorista ho certamente un osservatorio privilegiato che mi ha dato modo di seguire l'evoluzione del mercato del mondo del lavoro sotto ogni aspetto. Due sono i grandi temi che sono stati toccati oggi a più riprese e che ha richiamato Verbero nel suo articolo Sole 24 Ore, quando parla di competenze qualificate e tecnologia, digitalizzazione. Le riforme oggi non possono non tener conto di questi due fattori fondamentali nei processi organizzativi, le competenze ed in particolare l'aggiornamento e contestualizzazione delle competenze e la digitalizzazione. Le tecnologie sono fondamentali, a questo fine l'ente che vado a presiedere, l'INPS, è un ente che funziona, è un ente che il desiderio personale, l'obiettivo personale, l'obiettivo è quello di restituire un istituto che possa essere efficace, veloce, immediato, che dia informazioni certe e semplici. Un esempio lo avremo senz'altro dall'app dell'istituto ed è un'app che facevo l'esempio anche in audizione in Commissione Lavoro Camera Senato, è un'app che deve funzionare come tutti noi utilizziamo l'app della banca, semplice, immediato, intuitivo, che dia dati certi. Ecco, a questo tenderemo, con naturalmente l'aiuto di tutta l'organizzazione aziendale che è sicuramente preparata a tal fine e lo sarà ancora di più. È stato richiamato il PNRR, ad esempio il PNRR ci offre l'opportunità di cogliere denari ai fini ad esempio dell'upskilling, quindi sempre e di più competenze contestualizzate, competenze all'altezza del ruolo, della funzione e degli obiettivi da raggiungere.
Ecco, questo è uno dei forse principali obiettivi che desidero portare avanti nei limiti del tempo che mi sarà concesso in questi 4 anni, insieme naturalmente a tutta la struttura. Il desiderio e l'obiettivo è anche quello di rendere molto aperto l'istituto, non a caso l'ho chiamato Lab del Welfare, perché deve essere rivolto a tutti, aperto a tutti, deve diventare l'interfaccia di tutti i cittadini, di tutti gli stakeholder, di tutti gli operatori del settore. E come ho sostenuto in audizione al Senato e alla Camera dei Deputati, in linea col programma di governo e le linee programmate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'obiettivo del nuovo corso dell'Istituto è quello di supportare la trasformazione del nostro sistema di welfare da difensivo a generativo, cioè propositivo, in modo tale che vada a comprendere a fondo le aspettative dell'utenza e farsene carico e provare a dare risposte sempre più efficaci, sempre più veloci, sempre più certe. Questo è il principale, è uno dei principali obiettivi dell'ente che oggi ho l'onore e ringrazio anche per avermi incaricato di presiederlo, e nei prossimi 4 anni cercheremo di essere molto pragmatici e lavorare in questo senso. Grazie. Grazie Gabriele, veramente ti aspetta un bel compito impegnativo. Ti stiamo vicino nel nostro piccolo qualora dovessi avere bisogno. Grazie di nuovo. Adesso passerei la parola agli autori, al senatore Sacconi e a Francesco Verbaro, in modo tale da... Allora, vi ringrazio davvero per tutte le considerazioni che avete svolto. In effetti questo libro coincide, cioè il tempo trascorso dall'approvazione della riforma coincide con l'opera di molti di voi, vincitori del primo corso concorso. Francesco ne fu il primo, non solo vincitore del primo concorso, ma primo vincitore del primo concorso. E ricordo quando ragionai della opportunità di introdurre questo percorso di ingresso dei più giovani, nella convinzione, come diceva poco fa il presidente Fava, che le persone avrebbero poi realizzato la riforma e che in qualche misura era necessario introdurre elementi di novità nelle persone, di discontinuità anche. Le persone soprattutto identificate nei dirigenti. Il dirigente è il cuore di quella riforma. L'idea di una figura dotata di robusta autonomia e responsabilità, liberata da vincoli impropri, liberata da ingerenze improprie, era il cuore di un percorso riformatore che, come è stato ricordato, doveva far transitare le amministrazioni dagli atti ai fatti, dai procedimenti ai risultati, come diceva la riforma nordamericana, from red tape to results. Guarda un po' che sintonia oggettiva, non copiarono da noi, ma nemmeno noi da loro, questa idea di spostamento del baricentro delle amministrazioni. Ora, io non voglio ritornare su questi 30 anni, su quello che abbiamo chiamato la grande confusione. Voglio fare solo una considerazione riferita al prossimo futuro. L'intelligenza artificiale generativa, essa è fra di noi, viene paragonata all'introduzione dell'elettricità, avrebbe una portata così pervasiva e una capacità rivoluzionaria, e ci si interroga sul rapporto fra l'uomo e le macchine. Ora, io sono terrorizzato dall'intelligenza artificiale generativa in Italia qui ed ora.
perché solo l'uomo può decidere di sottomettersi alle macchine. Solo l'uomo che per viltà, per legittima paura, perché non siamo costretti ad essere eroi, perché l'involuzione che nasce dal trauma, la lunga involuzione italiana che nasce dal colpo di Stato procurato del 1993 e dintorni, ha determinato il fenomeno dell'anticorruzione che non ha eguali in nessun altro paese, non la corruzione, l'anticorruzione, quella che Sciascia potrebbe definire come dire il merchandising dell'anticorruzione, sta inducendo l'uomo a sottomettersi agli algoritmi, a sottomettersi a una intelligenza generativa che entrerà nelle amministrazioni. È vero, scriviamo nel libro, che le amministrazioni non hanno capito la portata dei dati, il valore dei dati, il giacimento che i dati rappresentano, che l'amministrazione ti chiede ancora di certificare se sei in vita o di conferirle degli atti che essa conosce bene, perché li ha nella sua pancia, solo che i sistemi informativi non sono interoperabili ancora, e questo non viene, questo deriva da un'altra storia che potremmo discutere. Ma che cosa accade sixt antibus rebus? Quindi io ho il terrore di quel medico che potrebbe, applicando l'intelligenza generativa, avere detto a mio cognato che aveva 2 mesi di vita 10 anni fa, invece è vivo e vegeto e va benissimo in bicicletta. Purtroppo ci fu un medico che glielo disse sul serio, con l'intelligenza generativa, artificiale generativa, è sicuro che avrebbe avuto quella diagnosi e quella rinuncia perfino a curarlo in base a una serie di dati. Oppure penso a molte altre, penso a quella dirigente di un ente in trasformazione che doveva decidere se le ambulanze nel giorno dopo, la Croce Rossa, insomma, nel giorno dopo sarebbero uscite o meno, perché non aveva la legge che copriva il passaggio di una montagna di risorse dall'ente alla nuova, società privata che sostituiva l'ente stesso. Secondo l'intelligenza generativa, certamente avrebbe essa per il dirigente risposto non possumus e le ambulanze non sarebbero uscite. Chi deciderà nei prossimi anni in questa Italia così condizionata da questa trentennale vicenda? E questo è il punto, perché il punto fondamentale è la discrezionalità. È introdurre, avere il coraggio di parlare di discrezionalità, perché entro certi limiti e in rapporto a certi obiettivi di bene pubblico bisogna riconsegnare potere discrezionale. E perché dobbiamo cominciare a interrogarci, siamo pieni di giuristi che ci dovrebbero aiutare a stabilire che quando sei a un bivio tra il procedimento e il bene pubblico, quando il bene pubblico, come nel caso di quelle ambulanze, è così identificabile, devi poter scegliere il bene pubblico e senza che per questo tu venga perseguitato in termini di responsabilità penale, contabile e quant'altro. Ci sono alcune novità positive: liberare la dirigenza pubblica dalla responsabilità contabile della colpa grave è importante, liberare la dirigenza pubblica dall'abuso d'ufficio è importante, non è risolutivo, ma è un segnale. Semplificare i numerosi reati contro la pubblica amministrazione sarebbe oltremodo utile. Liberare il dirigente dall'ingerenza sindacale, perché quando il sindacato chiede di codecidere non fa il suo mestiere,
non fa, ma vuole fare il tuo mestiere, che è un altro concetto, non fa il suo mestiere. Eppure, già quando nacque la riforma, vi posso testimoniare che noi la negoziammo per su richiesta di Giuliano Amato come fosse un testo di legge. E su un punto ci inchiodammo per ore, perché un sindacato, lascio a voi immaginare quale, diceva che la decisione doveva essere condivisa nell'amministrazione con le rappresentanze. Finché sbottò il segretario di un altro sindacato che veniva dal privato, che veniva dalla fabbrica, sbottò e disse: tu stai cominciando, glielo disse in genovese molto spinto, glielo disse: stai dicendo cose che nel privato non esistono, perché una decisione può essere anche partecipata, ma non deve essere necessariamente condivisa con la rappresentanza sindacale. E infine il rapporto con la politica, perché la politica può essere anche oggi tentata di riprendere alcune decisioni, di rinunciare a quel percorso virtuoso. Molti pensarono che allora noi pensarono che allora la decisione di separare l'indirizzo politico dall'attuazione amministrativa potesse essere una concessione alle indagini in corso. Invece era il contrario. La nostra scelta fu quella di esaltare proprio il perseguimento degli obiettivi da parte della dirigenza in un rapporto virtuoso con chi le dà gli obiettivi, le conferisce obiettivi e ne verifica poi i risultati. Quindi bisogna riprendere il percorso di liberazione della dirigenza, e la dirigenza per prima deve chiedere questa liberazione, deve dire: se volete che noi raggiungiamo quei risultati, il PNRR è un'occasione, può essere strumento per riacquistare questa libertà responsabile, questa autonomia responsabile, questa discrezionalità responsabile in funzione del bene comune. Perché tra il bene comune e il procedimento bisogna, ripeto, poter scegliere il primo, e in questo contesto di stabilità politica, di ragionevolmente una legislatura intera con continuità di governo, è possibile chiedere ambizioni di questo genere, realizzare ora ciò che allora probabilmente fu un'utopia. Vi ringrazio. Grazie senatore, grazie per la prospettiva che dovremmo acquisire, insomma, nel senso di riconoscere e darci anche noi consapevolezza del nostro ruolo e svincolarci da tutti, diciamo appunto, sindacato, il proprio, perfetto, questo è. Francesco? Menaci. Allora, un bilancio molto importante anche per poter lavorare con maggiore efficacia. Di solito i bilanci e anche gli assessment si fanno, no? Con quest'idea, per poter lavorare meglio poi dopo, per capire quali sono stati gli errori e se questi errori si possono evitare, anche con maggior consapevolezza e forza. Certamente oggi la consapevolezza e la forza ci deriva da un dato che c'è una richiesta di Stato, no? Government, big government is back, il governo è tornato, lo Stato è tornato, occorre uno Stato che non può essere uno Stato farraginoso, non può essere uno Stato soltanto delle procedure e delle tante norme, ma deve essere uno Stato che si qualifichi per un buon intervento pubblico, efficace rispetto appunto ai temi sanità, scuola, inclusione, transizioni digitali e così altro. Quindi
dobbiamo garantire questo Stato, perché tra l'altro noi che amiamo sempre citare la Costituzione, ce lo dice anche il comma 2 dell'articolo 3 sull'uguaglianza sostanziale, no? Che per realizzare una vera democrazia dobbiamo rimuovere gli ostacoli e fare in modo che ci siano, no, delle opportunità per tutti e non per pochi. E quindi abbiamo una sfida importante, forse oggi o mai più. Tra l'altro quel comma lì, il comma 2, lo scrisse Massimo Severo Giannini come capo di gabinetto di Nenni, se non ricordo male, era costituente. E, quindi uno dei padri del diritto amministrativo e anche ministro della funzione pubblica. Dobbiamo assolutamente capire effettivamente quali sono stati gli errori. Allora si puntò in maniera molto intelligente e molto anche avanzata sui due fattori che sono stati richiamati prima da un po' tutti, insomma, il fattore capitale umano con la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, con la possibilità di premiare e gestire le risorse umane migliori, con il miglior utilizzo delle risorse umane e con una buona dirigenza, e dall'altra con l'informatizzazione, allora, come intesa anche in senso più moderno, dalla 421-92, la legge delega, da quale discesero tanti altri decreti legislativi sugli enti locali, sulla sanità, eccetera, ci furono sulla pubblicità due decreti legislativi, sia il 29 del 93 che il 39 del 93 che creò l'AIPA. E proprio perché l'idea era questa, ecco, cioè puntare sul capitale umano con una gestione flessibile attraverso il contratto collettivo delle risorse umane e con una dirigenza più responsabilizzata, quindi meno attaccata alle procedure ma più legata ai risultati, e con una piena digitalizzazione che già avevamo visto anche in alcuni enti previdenziali con alcune figure importanti, si ricorda spesso Biglia, ma non solo. Quindi, e oggi rimane ancora attuale questo, cioè dobbiamo puntare ancora oggi su capitale umano, inteso non come quantità di persone, perché uno degli errori che abbiamo fatto negli ultimi anni, penso anche con lo stress test del PNRR, è immaginare che siccome appunto abbiamo questo problema così è stato mai considerato da tutti del PNRR, al di là che poi lo chiamiamo ufficialmente opportunità, grande opportunità di rilancio, ma qui c'è anche la colpa della dirigenza che non ha detto a qualcuno che forse 228 miliardi erano troppi. E che già noi ritardavamo, eravamo sempre molto in ritardo con i fondi europei, con i programmi dei settennati. E se uno dovesse avere il bilancio dei settennati, no? Capirebbe benissimo che era impossibile spendere un settennato nuovo, finire il settennato precedente e aggiungerci poi 228 miliardi. Ben ha fatto Fitto a mettere tutto insieme, poi non so come farà e come finirà, però il punto è che anche in quel caso occorreva una dirigenza coraggiosa a dire: guarda che 228 miliardi sono troppi, sono tanti, non c'è la capacità amministrativa, ma non avrebbe avuto forse neanche la Germania o un altro paese europeo una capacità amministrativa tale da spendere tutte quelle risorse, tenendo conto insomma anche della complessità e della governance italiana. Però certamente oggi abbiamo la possibilità di, ora o mai più forse, di fare quelle riforme pesanti, dirompenti, disruptive, grazie senz'altro alle tecnologie che oggi abbiamo, di cui non dobbiamo avere paura. Noi quando ci fu la legge 241 del 90 cominciamo sempre a metterci contro il segreto di Stato, l'accesso non si può, poi la privacy. Ecco, se certamente ogni volta proviamo a mettere barriere alle innovazioni, il rischio, Maurizio, che paventavi tu prima, stai tranquillo che il rischio che l'intelligenza artificiale sostituisca l'uomo qui da noi non ci sarà mai. Però non possiamo appunto pensare e immaginare che se nel settore privato si profila tutto, basta andare su internet, scegliere un albergo e per 20 anni ti verrà riproposto
il menù e il tariffario dell'albergo, noi non possiamo profilare ai cittadini nei loro bisogni, a parte le schedature di qualcuno e dei dossieraggi di qualcuno, ma quelli lasciamoli stare. E dobbiamo assolutamente immaginare un'amministrazione, come diceva anche il Presidente dell'INPS, proattiva, che non aspetta più le domande, ma che già profilando il cittadino, incrociando agenzie, entrate INPS, sa tutto. Quindi l'istanza, la domanda, il decreto, le FAQ, no? Io penso appunto all'esperienza che abbiamo fatto adesso col Covid, giusto perché era emergenziale lo Stato, no? Intervento emergenziale o è, come dire, immediato o non è, o non esiste. Appunto, e noi facciamo il decreto legge, rinviamo un decreto ministeriale, poi non bastava, occorreva la circolare e poi le FAQ. Penso all'esperienza che ho gestito con Rui, con reddito di ultima istanza per le libere professioni, cioè il bonus è arrivato quasi un anno dopo. Quindi questo significa cambiare tutto. Penso anche alle resistenze che abbiamo avuto nel presentare alcuni emendamenti che riducessero i tempi del procedimento amministrativo. I tempi dei procedimenti amministrativi sono fissati ancora dalla legge 241 del 90, cioè ben 34 anni fa. E i regolamenti sui procedimenti amministrativi, sui tempi dei procedimenti amministrativi delle singole amministrazioni, sono coevi, più o meno di quei tempi là, mai ritoccati a ribasso. Oggi accade che qualcosa doveva essere fatta naturalmente, ci viene imposta con vari provvedimenti. Se pensiamo a cosa è accaduto negli ultimi tempi, appunto anche oggi sui giornali c'è scritto che alla luce del decreto legge 19-2024, l'ultimo decreto legge PNRR, bisogna tagliare i tempi e ridurre i tempi di pagamenti, altrimenti c'è la sanzione, si interviene sulla performance del dirigente e così via. E con due o tre circolari, e poi con delle riunioni, e poi delle slide, e poi dei focus group, per capire effettivamente poi questo obiettivo qual è. Tanto proprio quest'anno, a proposito di valutazione e programmazione della valutazione degli obiettivi, abbiamo la valutazione già condizionata da alcuni obblighi di legge. Da un lato abbiamo la spending review obbligatoria prevista dal PNRR, dall'altro lato c'è la direttiva sulla formazione delle 24 ore ciascun dipendente, qui c'è un giusto richiamo, secondo obiettivo, e terzo è quello dei tempi di pagamento, azzerare i ritardi sui tempi di pagamento, che sono più che l'anticorruzione quindi gran parte degli obiettivi sono segnati dalla legge. E qui ricadiamo in quel ragionamento, cioè ancora oggi c'è un legislatore che interviene su cosa deve fare la dirigenza, ma minuziosamente, che è frutto delle modifiche apportate all'articolo 16 che prima Sabrina ha citato, ha richiamato, che noi abbiamo riprodotto nel libro proprio richiamando le differenze. Cioè partiva con un articolo 16 che disegnava le prerogative manageriali, poi dopo abbiamo visto che c'era scritto fa la piano anticorruzione, sta attento alla corruzione, previene la corruzione, più individua il fabbisogno. Se non lo fa il dirigente generale, che individua il fabbisogno del personale, chi lo deve fare? E fissa i profili, cosa che poi è entrata anche in discussione con il contratto collettivo delle funzioni centrali, dove i profili vengono fissati, oggi si chiamano famiglie professionali, col contratto integrativo. Ok, a proposito di erosione del potere dirigenziale e del potere della discrezionalità del dirigente. Quindi questo è accaduto, ma sta ancora accadendo. E serve un cambio veramente di paradigma, cioè la dirigenza si prende la responsabilità, assume responsabilità in un contesto anche normativo favorevole, ma chiaramente poi deve uscire un po' da quella comfort zone, diciamo così, che non è facile, però certamente deve uscire da quella comfort zone ed essere più autorevole. In questo senso è quella che è mancata un po', l'autorevolezza un po' della dirigenza, l'assenza della dirigenza, la voce della dirigenza.
anche da cose, non la solita cosa, la norma hanno aumentato le percentuali del comma 5 bis o del comma 6, che è la passione delle due associazioni dei dirigenti che sono qui presenti, proprio è il tema che più gli piace, proprio, è una cosa che ora mi rubano il posto sopra. Ma il tema della, mi hanno tolto la gestione del personale, si recluta a cavolo, anche lì, no? Questo reclutamento con a pesca strascino, insomma non ha aiutato per niente, poi dice perché la gente poi si è dimessa, certo non è che diciamo voglio te, il peggior reclutamento, no, servono poche persone ma qualificate, quindi usiamo più i livelli alti che fare i concorsi sulle aree basse. Non si può parlare nei decreti legge di rafforzamento della capacità amministrativa e poi c'è scritto si autorizza pertanto l'assunzione di operatori addetti ex area A e area B, per intenderci, no? Perché se vuoi fare il PNRR, tra l'altro, non puoi, e poi devi chiedere dei titoli esperienziali, no? Non puoi prendere i neolaureati, cosa che abbiamo più volte detto, ma nessuno l'ha mai richiamato questo. Da questo punto di vista, se noi vogliamo essere datori di lavoro del nostro personale, dobbiamo comportarci da datori di lavoro, e quando si tocca il personale, si parla di personale, dobbiamo dire qualche cosa. Sia quando si parla del rinnovo del contratto collettivo, di cui alcuni ignorano pure l'esistenza, questo diciamo così, me lo fate dire, lo sapete quanto ci conosciamo bene, ma anche appunto delle assunzioni. Cioè, e questo è altro. Certo, la dirigenza è stata maltrattata in questi anni e non poco. Ogni governo ha dato uno schiaffo, se non di più. E i regolamenti di riorganizzazione sono stati ormai l'ultima trovata bipartisan, per cui ogni volta decreto, il DPR, poi abbiamo visto che il DPR era lungo e non era compatibile con la durata dei governi. Un governo durava 18 mesi, un DPR ci metteva quasi 18 mesi, cioè io non riesco a dare. Quindi semplifico e trasformo e rinvio invece che al DPR a un DPCM, così almeno mi godo un pezzo della riorganizzazione e porto a zero gli incarichi, ovviamente quella di riorganizzazione, e nomino quelli che dovrebbero essere quelli più competenti o barra fedeli. E questa discontinuità con un governo che durano 18 mesi, come giustamente è stato richiamato prima da Orsina e anche da altri, e ovviamente non ha fatto altro che creare una politica precaria, una politica anche frammentata, una politica debole e fragile, a cui si è sommata un'amministrazione debole e fragile. Non è tanto lo spoil system realizzato quanto la paura di non essere confermato lì dove stai. E quindi questo timore, che ovviamente ha portato sia a essere ancora più prudente. Ma a me chi me lo fa fare a dire che? Chi me lo fa fare a dire che questa cosa non va bene? Se alla politica piace sentirsi dire ah sì, è bellissima idea, io dico di più, ma stratosferica. Ma ovviamente questo non fa del bene, soprattutto quando quell'idea non è stratosferica, ma per niente. Ragion per cui questa è un'altra responsabilità che ci dobbiamo prendere, quella di dire che se certe cose non funzionano, non funzionano. Ma non perché sei di destra o di sinistra, ma perché ti faccio vedere che non funziona. Certo, c'è una politica a volte arrogante e spesso, come dire, al quale si aggiunge un aggettivo un po' ignorante, e gli staff a volte non è che aiutino molto, negli ultimi anni c'è proprio un decadimento, che certo non vogliono sentire certe cose. Lì non è importante che ci sia invece questa autorevolezza, in modo tale che ciò che la dirigenza dice, no? Che l'errore sul bonus 110% è soltanto della politica? O sul reddito, o le stime sul reddito di cittadinanza, o le stime su alcuni contratti, o quello che è successo sulle partecipate in questi anni. Probabilmente c'è stato chiaramente un comodo, ma a me chi me lo fa fare dire che guardate che forse sì. Poi certo, se c'è poi una politica che non ha fiducia nella dirigenza, allora qui il problema è che la distinzione tra politica
e non separazione, distinzioni, ricordiamocelo sempre, tra politiche, pubblica amministrazione e alta dirigenza, oggi è diventata sfiducia tra politica e dirigenza. E questo è un danno, perché se c'è una sfiducia tra l'azionista, l'organo di indirizzo politico e colui che deve mettere a terra le misure, non si può andare avanti. Nessuna macchina, nessuna organizzazione, nessun ente si può funzionare se c'è questa sfiducia tra l'organo politico e la macchina amministrativa. Occorre ricostruire un sistema di fiduciario basato su alcune regole, su alcuni valori, appunto, che sono quelli dei risultati, quelli del valore pubblico, quello della puntare al miglioramento della qualità dei servizi e della vita dei cittadini, che non può essere, quindi è come criteri guida rispetto all'azione e normativa che chiaramente anche gestionale. Solo in questo modo potremmo riuscire a rivoltare il tutto. Oggi più che mai, oggi dove appunto lo Stato deve per forza reinventarsi, perché c'è una demografia avversa, c'è un problema di debito pubblico spaventoso, c'è un problema appunto di Europa debole, c'è un problema di anche di qualità del capitale umano, non è facile la formazione, c'è tutto un meccanismo. Dobbiamo anche riportare un errore che è stato fatto, oltre a quello di reclutare male, anche quello di aver chiuso le scuole di formazione. Lo ripeto e lo ripeterò tantissime volte. Nel 2013, mentre nel privato si investiva sulla formazione, noi abbiamo chiuso ben 6 scuole della formazione, non una, invece di dire aumentiamo la formazione. E ancora oggi per lo Stato c'è il tetto di spesa del 50% del 2009, cioè, e non esiste nell'era in cui si parla di reskilling, upskilling, di riqualificazione, di formare appunto le nuove competenze, di avere ancora questi vincoli sulla formazione. E su questo, devo dire, l'associazione ha detto delle cose, ma bisogna dirlo in maniera ancora più forte, la dirigenza lo deve dire ancora più forte. Una dirigenza che certamente è stata anche inflazionata, i numeri che abbiamo riportato nella tabella mostrano chiaramente che mentre nei ministeri il personale diminuiva da 260.000 a 180.000 dipendenti, in totale il numero dei dirigenti rimaneva invariato, che faceva capire che chiaramente il numero di dipendenti per dirigente diventava chiaramente molto irrisorio, e quindi, come è stato ricordato, con quei pochi dipendenti non fai neanche il dirigente, non fai neanche il datore di lavoro. È più con una verticalizzazione del processo decisionale. Ormai il dirigente di seconda fascia non decide, il dirigente di prima fascia neanche, forse il capo dipartimento, ma a livello delle amministrazioni centrali questo il momento decisionale è spostato verso l'alto. Questo non può funzionare. Quindi dobbiamo richiamare anche le cose con il loro nome. Se quella è un'elevata professionalità, forse più un'elevata professionalità che un dirigente di seconda fascia. Però dobbiamo appunto ricostruire un patto di fiducia rispetto tra dirigenza, società e politica per cercare di fare in modo che questo Stato funzioni meglio. Questa è una grande responsabilità che ci portiamo anche noi, che non possiamo più svolgere quella funzione di spettatori. Il libro cerca anche di immaginare che queste responsabilità non siano solo della politica, ma siano state anche un po' in parte nostra, lo dico da dirigente pubblico in aspettativa, e che comunque tocca a noi, che magari ci riteniamo un pochino più oggi illuminati, forse, o quelli più consapevoli, high flyer, che ci teniamo high flyer, oggi tocca a noi fare i primi passi e mostrarci appunto credibili, avanzando delle proposte serie, proprio per reinventare quello Stato che volevamo reinventare 30 anni fa. Grazie. Bravo. Grazie Francesco, numero uno alla scuola, numero uno alla SNA, numero uno qua, per cui uno al cubo fa sempre uno, sempre uno, poi bravo veramente, è la nuova scommessa a questo punto, fare questo patto, diciamo, con la politica e la società, e dare riqualificazione alla classe dirigente, vedere un momentino. Di nuovo grazie, passo per le conclusioni
alla, che conclusione devi fare? All'amico grazie, Domenico Lombardi. Grazie, grazie Pompeo, innanzitutto grazie ai relatori, è sempre un piacere lavorare con la GDP, peraltro questo diciamo è un evento che si inserisce in un programma di lavoro congiunto che abbiamo cominciato diversi mesi fa e che prossimamente vedrà la presentazione di un, si può dire, di un blueprint, di un white paper sulla riforma della pubblica amministrazione che appunto il Policy Observatory e la GDP intendono presentare appunto a breve. Ma insomma, venendo al tema di oggi che ovviamente è collegato, ecco, io direi che il libro di Sacconi e Verbaro, che oggi appunto è stato presentato in modo così brillante, ma direi anche la discussione che abbiamo ascoltato, che abbiamo avuto grazie ai relatori del panel, insomma, hanno generato una serie di parametri che sono un po' alla base, insomma, della letteratura anglosassone che è stata citata diverse volte in questa sede, un po' alla base, diciamo, di un manifesto per la modernizzazione del nostro paese. Del nostro paese, perché ovviamente che senso ha parlare, insomma, della, di aumentare la competitività dell'Italia, della nostra economia, se non partiamo dalla modernizzazione della pubblica amministrazione, no? E infatti generalmente spesso nei media, no, si sente molto, quella che prevale è un po' una dimensione macro di questo problema, si parla di PNRR, di capacità di investimento, qualche giorno fa leggevo il fabbisogno di investimenti per la transizione ecologica e digitale dell'intera Unione Europea ammonterebbe a 500 miliardi aggiuntivi, no? All'anno. Ecco, questa è, diciamo, la dimensione macro. Io credo che il contributo di questa, di questo nostro pomeriggio di studio e di discussione sia quello di aver riportato l'alveo della discussione a una dimensione micro e microfondata della politica economica. E cosa ci dice questa dimensione micro della discussione che noi abbiamo avuto? Peraltro micro, ma insomma non attesta la minore importanza, semmai il contrario, come del resto, insomma, nella letteratura economica, no? Quindi questa è la microfondazione della politica economica attraverso appunto la riforma della pubblica amministrazione, un po' il software, noi stiamo parlando del software rispetto all'hardware, peraltro la riforma dell'APE è un obiettivo del PNRR, giusto? Però quello che è peculiare della pubblica amministrazione nel PNRR è che da un lato è obiettivo, ma dall'altro è anche soggetto, mi diceva il professor Orsina all'inizio, lui è un simple minded historian, insomma un simple minded economist tra tanti diciamo amministrativisti e giuristi, ecco, è anche strumento abilitante, no, del piano stesso e dal cui, diciamo, da cui dipende in ultima analisi il suo successo. E quindi quali sono le criticità individuate? E appunto lo faccio, diciamo, più da economista che da esperto, insomma, amministrativista o di public management, benché abbia trascorso la mia vita professionale in quei paesi laddove questa letteratura è stata sviluppata. Diciamo, la prima criticità è appunto la, questo quasi, diciamo, questo è interessante perché la traslazione a critica di modelli esteri senza un proporzionamento, no, rispetto sia alla nostra struttura valoriale ma anche, insomma, rispetto alla nostra tradizione, al nostro apparato amministrativo, quindi in qualche modo voler imporre, no, questi modelli, diciamo, che provengono, insomma, dalla letteratura internazionale genera forse degli anticorpi che il sistema tende a respingere. E poi la simmetria patologica, peraltro proprio qualche mese fa eravamo sempre qui in Senato per un convegno sul PNRR e con la Corte dei Conti ed era emerso appunto anche allora questo, cioè, questa simmetria patologica nel rapporto tra controllori e controllati, peraltro qui, come diceva il senatore Sacconi, aggravato anche dalla pretesa di codecisionismo del sindacato. E questo cosa, peraltro, non genera, appunto, come abbiamo visto, non ha generato un aumento dell'accountability, tutt'altro. Qui, diciamo, a rischio parzialmente di contraddirmi rispetto a quello che ho detto prima, ecco, insomma, negli Stati Uniti, un paese dove ho trascorso molti anni della mia vita professionale, c'è il Government Accountability Office. Ora, senza entrare, insomma, nel tema che esula dalla serata, appunto dal pomeriggio di oggi,
Ecco, però quell'istituzione che era sorta un po', insomma, appunto proprio per, diciamo, applicare in modo sanzionatorio, no? Verificare che la normativa finanziaria e amministrativa venisse applicata, ecco, si è evoluta nel corso dei decenni ed oggi la maggior parte, parliamo del 90%, insomma la maggior parte delle proprie risorse finanziarie e professionali è dedicata alla valutazione del funzionamento, quindi dell'efficacia delle istituzioni, dei processi amministrativi e delle istituzioni appunto della pubblica amministrazione. Questo per massimizzare l'apprendimento, per massimizzare la divulgazione, la disseminazione di best practices, piuttosto insomma che creare, diciamo, questo clima un po' da comportamento difensivo come era stato appunto accennato. E quindi probabilmente questo potrebbe costituire un elemento di ulteriore riflessione. E poi c'era un altro elemento, è il modello delle agenzie, no? Per dare, diceva il professor Castellani, cofondatore del Policy Observatory, il modello delle agenzie per dare autonomia, ma anche fornire insomma una sorta di ring fencing appunto alla dirigenza pubblica e facilitare quella discrezionalità responsabile che citava il senatore Sacconi nel suo intervento. E, peraltro è interessante, il presidente Fava parlava appunto dell'app del welfare, interessante perché quando ero, sono un giovane economista della Banca d'Italia, mi avevano inviato al Fondo Monetario Internazionale, gli economisti non italiani sul desk Italia mi parlavano del sistema informativo dell'INPS come un esempio di best practice internazionale, quindi probabilmente, ecco, se non sono passati troppi anni, probabilmente insomma questo dovrebbe facilitare il lavoro appunto della sua presidenza, presidente Fava. E infine il patto di fiducia fra cittadini e Stato, che dovrebbe essere alla base della riforma, insomma, appunto dell'intento di riformare il comparto della PA, che questo governo, l'abbiamo ascoltato appunto dalle parole del sottosegretario Albano, intende perseguire con la massima decisione ed importanza. E, ecco, io avrei terminato in modo sintetico le mie conclusioni, ma soprattutto credo che ci sono, Pompeo, ci sono tanti elementi che noi possiamo prendere a bordo di questa discussione valorizzarli nel contesto della nostra prossima iniziativa, appunto il libro bianco sulla riforma della pubblica amministrazione. Grazie. Grazie Domenico. Sicuramente le sollecitazioni sono state tante, finalmente le prenderemo in esame e ci sarà un supplemento di riflessione in modo tale da poi farle socializzare a tutti i nostri colleghi. Io ringrazio tutti i relatori per aver aderito, un ringraziamento particolare e i complimenti al senatore Sacconi e a Francesco Verbero per averci dato la possibilità di fare questo incontro dopo 30 anni di riforma della dirigenza. Ringrazio tutti voi e ci vedremo prossimamente sugli stessi schermi. Grazie di nuovo.